Allora io passerei alla seconda presentazione, anche qua la persona meriterebbe nella presentazione ampio spazio, però è stato ricordato Ernst Ulrich von Weizsäcker, spero di averlo pronunciato bene, Sacker, chiedo scusa, sorry. Autore appunto di tre report importantissimi del Club di Roma, Factor 4, Limits to Privatization, Factor 5, ed è soprattutto coautore del libro di cui abbiamo parlato, l'ultimo prodotto del Club di Roma, che è Camon. Poi può vantare anche un'importante esperienza come membro del Bundestag, quindi una grande esperienza di natura politica, oltre che ovviamente di natura scientifica. Quindi prego, please. Grazie mille. I speak about essentially environmental challenges. Vi parlerò delle sfide che affronta il mondo. Come ha detto Jorgens, questo è il lavoro di organizzazioni locali a vari livelli, perché la raccolta di dati è importantissima, come avete già detto, ma il focus, l'attenzione si rivolge altrove. La Banca Mondiale parla della differenza tra il mondo vuoto e il mondo pieno. Il mondo vuoto, qui 100 anni fa, è l'origine dei nostri istinti, delle nostre religioni, delle nostre lingue, dell'illuminismo europeo, dell'economia delle miniere, dell'aumento demografico e dell'adorazione della crescita. Ma è ciò che serve al mondo pieno? No. La maggior parte di questi elementi devono essere cambiati. Se vogliamo avere più pesci nel mondo, di che cosa abbiamo bisogno? Di più pescatori, più acque, più pesci? Ma il risultato sarebbe avere delle zone di protezione marine, cioè il contrario di quello che c'è nel mondo vuoto. E poi l'antropocene, Giancarlo ne ha parlato, e Franco pure. Questo è un nuovo fenomeno. Quando ero bambino io, vivevamo ancora nel mondo vuoto, e poi tutto a un tratto dal 1950 c'è stato un cambiamento enorme, e questo è l'antropocene. Non c'è anche il cambiamento climatico, che può fare ancora più paura del mondo pieno. Questo è preso da un libro scolastico italiano. Il mondo freddo, il mondo caldo, la differenza è enorme, anche solo per la città di Roma. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa, e Anders ne parlerà dopo. Eravamo molto contenti di vedere l'accordo di Parigi, ma ognuno è tornato a casa e si è detto: dobbiamo fare qualcosa di più per contrastare i cambiamenti climatici, e tutti hanno detto sì, dobbiamo fare qualcosa, però costerà tantissimo e quindi abbiamo bisogno di molta più crescita. Ma questa è la risposta giusta? Ci sono 8 settori economici, e in ognuno di questi c'è una correlazione tra il guadagno economico e l'emissione di CO2. Quindi siamo bravi quando si tratta di trovare la diagnosi, ma poi non sappiamo trovare la terapia.
perché le nostre terapie peggiorano la diagnosi, la situazione, quindi è una crisi, una profonda crisi filosofica quella in cui ci troviamo ora, ma le persone preferiscono rassicurare le persone con bugie invece della verità. C'è un interessante film che è uscito da poco, le persone vanno al cinema dove possono andare a vedere una bugia che fa comodo piuttosto che andare a vedere un film che mostra la verità. E poi ecco Camon che entra più in profondità nell'analisi, e grazie a Gianfranco per aver lanciato questa cosa in italiano. Ci sono tre parti, ma su, non ditemi che le tendenze presenti sono sostenibili. Non attaccatevi a filosofie vecchie e poi venite con noi, ci imbarchiamo su un percorso verso il mondo migliore. E la popolazione, l'aumento demografico è il punto fondamentale. Il Papa Francesco con la sua enciclica Laudato Si ci conforta, perché parla di come il comportamento presente sta distruggendo il nostro mondo. E poi abbiamo gli eroi delle economie moderne che vengono interpretati erroneamente e abusati. Adam Smith, per lui era chiaro che l'elemento geografico era uguale a quello della legge della morale, ma oggi i mercati sono globali e quindi cambia tutto questo. Per David Ricardo il capitale non attraversava le frontiere, mentre invece oggi era l'eroe del commercio libero. Ma ora il capitale è l'elemento più mobile che si sposta a velocità supersoniche ed è un disastro quindi per l'equità sociale, per l'ambiente, per le generazioni future. E per Charles Darwin la competizione, la concorrenza era un elemento locale e invece sappiamo adesso che non è così. La filosofia anglosassone vuol dire filosofia riduttiva. E non dice granché della vita, del futuro, dei sistemi complessi. Cosa vi può dire l'anatomia degli ecosistemi? Quasi niente. E questo è il punto della crisi filosofica in cui ci troviamo. Non ci dà le risposte. Abbiamo bisogno di un nuovo illuminismo. Per esempio, l'equilibrio potrebbe diventare la nozione chiave per un nuovo illuminismo, gli umani e la natura, il cuore e il cervello, il corto e lungo termine, pubblico, privato, religione, stato, maschile e femminile, l'equità e i premi per i risultati. Abbiamo bisogno di equilibrio qui. Se si va alle business school, vi dicono che i più veloci saranno i vincitori, ma questa è una catastrofe per la civiltà. E quindi il pensiero occidentale ci porta a parlare del dogmatismo. Quindi una di quelle tre parti è efficienza, aumentare l'efficienza, e questi sono i libri che ne parlano, alcuni sono stati tradotti in italiano e questi erano degli approcci molto buoni, ma poi
c'è l'effetto, il rebound effect, l'efficienza porta al consumismo e combattere questo rebound effect ci porta a rendere l'utilizzo della natura più costosa. Io vi dico invece, l'energia, l'acqua, i minerali devono diventare più costosi ogni anno, ma questo deve essere uguale agli aumenti dell'inefficienza. È un po' un gioco di ping pong, va avanti e indietro. La produttività è aumentata moltissimo, ma questo ping pong porterebbe a un aumento 5 volte maggiore nei prossimi 40 anni. Grazie. Thank you, grazie davvero. Grazie davvero per queste suggestioni. Ripeto, tutta una serie, questo bellissimo libro che è Camon, diviso in 3 capitoli, è stata messa enfasi sul secondo capitolo, che è più, diciamo, un capitolo di natura, mi piacerebbe dire filosofico-strategico, nel senso che mette in crisi quelli che sono i paradigmi, come è stato fatto vedere, del nostro modello economico, e prova, insomma, a ragionare poi nella terza parte, indicando anche situazioni assolutamente fattibili e concrete da poter realizzare, ma sicuramente anche in un contesto filosofico, diciamo, assolutamente diverso rispetto a quello del secolo scorso.